Lo so che ci si aspetta in questo momento il risultato finale, no? Voi avete visto la copertina, il titolo, c'è stato un percorso dietro, durato un po' di anni. Conosco Emily ormai da più di 2 anni, stiamo insieme da più di un anno. Non so darvi altre spiegazioni ai miei sentimenti in questo momento. In questo esatto momento siamo a Las Vegas e oggi è il giorno. 4 maggio chiederò a Emily di sposarmi. Non pensavo di poter mai dire una frase del genere. Giovanni Foschi dice una frase del genere, un po' come Barney quando ha chiesto a Robin di sposarsi. E fa strano. Il pensiero di voler sposare Emily non è uscito da poco, sono ormai un po' di mesi. Mi sono state dette alcune frasi da determinate persone che mi hanno fatto pensare: sì, siamo giovani, ma perché non ora? Perché aspettare quando. Perché aspettare? Non sono mai stata una persona che credeva tanto nell'amore e nel matrimonio. Negli ultimi anni sono cambiato, anche perché Emily, diciamo, è lei il motivo per cui sono cambiato e posso dirlo al 100%. È come quando sai che è la cosa giusta da fare, è la persona giusta e sai di non potertene pentire. Tutto qua. Il percorso è stato lungo comunque. Sono riuscito a tenere nascosto ad Emily tutto quanto, non so come, ci vivo insieme, siamo insieme H24, ma in qualche modo siamo riusciti ad arrivare al punto in cui lei non sa niente, assolutamente nulla. Quindi per lei da adesso è un vlog. Cioè in questo momento stiamo registrando un vlog secondo lei, ma non è così. Stiamo. Oh cazzo, che ansia! Aspetta, cosa più importante? C'hai tu l'anello, giusto? Sì. Scusa, il nostro paggetto. Sì. Ok. Tutto a posto quindi? È tutto organizzato? Sì. C'è un attacco di panico. Ecco, improvviso, adesso che so che sta per succedere. La prima cosa che dovrebbe far capire più o meno quello che sto provando in questo momento. Ho vissuto l'ultimo periodo cercando in tutti i modi di far felice Emily, ma penso ormai nell'ultimo anno, non perché voglio semplicemente viziarla o farla felice, perché un po' nel mio egocentrismo trovo felicità nella sua. Sono sempre stata una persona così, cioè che ho sempre voluto condividere emozioni e sensazioni, e sono veramente felice in questo momento con lei ormai da un bel po'. E perché no? No? No, cioè perché no? Questa è la risposta. E spero che quello che sto facendo la renda più felice. Cioè, questo è il mio obiettivo. Sono arrivato a un momento in cui giornalmente la rendo felice. Forse così può essere di più. Posso essere più felice io e più felice lei? Esiste un grado di più? Esiste? Oppure sto facendo questo ma non cambia la nostra felicità? È un concetto complicato, però era quello che volevo dirvi in questo momento, me lo sentivo. E comincia a essere teso, felice e teso. Progetto pronto. Eccolo qui. Pronto? No, per un cazzo te. Cosa? Sto impanicato, io non so niente. Dove si mette l'anello? Uno. All'annulare sinistro. Sinistro. Hai cercato su È internet? così da Ok, sempre. non lo sapevo. E devo fare una promessa, quella del matrimonio. Non devo fare tipo un discorso. Più o meno, dai, Ma non. Emily vuole sposarmi così? Sì, cioè, nel senso lei si gira e ti trova già così. Tacci tua. Sì, guarda, sono sempre pronto io. Tutto Tasca, pronto. tasca, tasca. Fai una prova. Passo. Sei? Ci No, sei? no, Neanche no. io. Porca troia, zia. Dai, andiamo. Tremo le mani. Sei pronta per la sorpresa? Non so qual è. Dobbiamo bendarti però. Dobbiamo bendarti, veloce. C'è una cosa per bendarti. Ok, tipo impostor con la mascherina? Sì, amore, vieni qua. Tanto non vedi niente, No, non no? vedo. Zero. Zero. Non si vede niente. Ok, Ok, andiamo. andiamo così. Ok. Sei felice? Sì, È amore. stata una bella giornata. Sì, un Allora sacco. diventa sorpresa bella. Ci sei, amore? Sì. Ti bendo? Ok, ci sei? Vai, vai, poi ti spiego, entra. Hi there. Fine, thank you. Don't say where are we going. It's a surprise for her. It's a surprise. Amore, io pensavo. Before 5 minutes. Cioè, non sono mai entrata in una. Nemmeno io, comunque è gigantesca. Amore, già questo è una sorpresa per me andare in limousine. Ok, Frank, rimani qui con lei. Ok. Rimani qua, non farla vedere.
Non guardare, non entrare, stai fermo. Non entro, io non vedo niente, vedo tutto bianco. Ferma. Forse è un cantante. Mm-hmm. Cosa devo far pensare? Forse sento musica all'interno di una qualcosa che c'è qui. Cos'è un... Senti qualche odore, qualche... No, è un negozio, che cos'è? Cosa può essere? Perché ti stiamo facendo bendare? C'è un megastore di qualcosa. Tipo? Di M&M's. Di M&M's, in limousine. Perché ci sono le macchine... Boh, non lo so, un... uno store di cosa, boh. Sei pronta? Di guardare, di guardare. Sì, adesso? Facciamo il volo. Ora guarda. Buttiamo l'anima al Grand Canyon. Quello? Sì. Possiamo riprendere adesso? Ci vediamo in elicottero. Ci vediamo in elicottero. In elicottero. Siamo. Com'è stato? No amore, una, cioè, delle esperienze più belle della mia vita. Assurdo. Cioè, a tratti mi sono venuto sotto, ma a tratti è veramente troppo bello. No, per me è stata tutta in salita la cosa, cioè è stato bellissimo tutto. E ora siamo nel Grand Canyon. Poi abbiamo la vista bellissima. Posso solo che andare a migliorare. Siamo entrati dentro al Grand Canyon, sembra di stare in un film. Ci abbiamo volato in mezzo. Senza parole, cioè, senza parole, non so che cosa dire. Sto morendo, aiuto. Facciamo foto? Ti metto l'elicottero dietro, mi mettete qua. Guarda lì. Sì, no, foto. Back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid. If I close my eyes and think about us, I can see the person I hope I should be. Cause honestly, I don't have the time to waste. I'm trying to come to see we were meant to be. Oddio amore, sì. Oddio amore, sì. Amore, sì. Amore, amore, sì. Amore, mio. Ha detto sì comunque, ha detto sì. Vieni qua. Mio amore, non ci credo. Sto tremando. Amore, amore, dimmi che è vero. Amore, non è un sogno. Oddio, amore. Amore, non chiaro. È vero, non è uno scherzo. Amore, che bello. Amore, che bello. Oddio, amore. Non ci credo. È bello. Amore, non ci credo. È bello. Sì. Sì, comunque. Ci credo, sì. Sì, tutta la vita, sì, amore. La vita. I'm
anche fatto bere l'acqua da una minorenne in America. Sì. Ma ti ha detto che sto facendo la cosa dei cicale. Mi fa piacere, basta!